La rassegna Itinera Murgia Fall Winter 2014-2015 è dedicata alla promozione del territorio e alla valorizzazione dei prodotti della nostra terra e della nostra tavola. È un viaggio didattico che accompagnerà i bambini della scuola, delle scuole di Sant'Eramo e di Altamura alla scoperta delle nostre radici. A parlarcene Francesca Cecca, responsabile animazione del Galter di Murgia. Sì, quest'oggi siamo nel primo circolo didattico Ero Paradiso di Sant'Eramo in Colle, che ci ospita con questo laboratorio dedicato ai fiori e alle piante della Murgia. Questa attività rientra nel calendario delle iniziative di Itinera Murgia Fall Winter 2014-2015, ideato e attuato grazie al PSR Regione Puglia 2007-2013 e al PSL Galter di Murgia. In particolare queste iniziative coinvolgono i circoli didattici. Dopo le tante iniziative della primavera estate, nell'autunno-inverno ci concentriamo nei circoli didattici e proponiamo ai più piccoli delle attività esperienziali, laboratoriali. Questa è volta proprio alla conoscenza dei fiori, delle piante, quindi della flora che c'è sulla nostra Murgia. È un'attività che permette appunto di conoscere meglio il nostro territorio e il GAL, in qualità di agenzia di sviluppo locale, è molto attenta e lavora proprio su questo e punta sulla conoscenza di queste attività proprio con i più piccoli, e quindi collaboriamo tantissimo con i circoli didattici di Altamura e Sant'Eramo in Colle. E entriamo nel vivo alla scoperta di quanto questi bambini stanno realizzando oggi grazie alla collaborazione di due operatori. I bambini sono molto curiosi e stanno seguendo con attenzione i lavori dell'operatrice. Salve, lei è? Eufemia Mascolo, salve. Oggi non è docente di ruolo, non è insegnante di ruolo, ma è un insegnante per d'eccellenza, ecco. Oh, grazie mille. Nella sua quotidianità cosa fa? Sono una musicista fiorista. Ah, quindi un artista tutto tondo. Sì. Cosa sta insegnando a questi allievi, piccoli allievi? La conoscenza delle nostre piante murgiane, e i fiori e come si possono adoperare piccoli fiorellini per realizzare una composizione floreale. Sono attenti questi piccoli suoi allievi? Sì, sono attenti e sono molto gioiosi di fare, di creare, di tagliare e di inserire, vero? Sì. E qui su un altro tavolo sono all'opera altri piccoli artisti. E mi affianco al signor Achille Mascolo. E lei invece nella vita cosa fa? Io sono fiorista. Fiorista, musicista, un artista polivalente. Come la sua collega, quindi? Mia sorella. Ah, ok. E quest'oggi cosa sta insegnando ai suoi piccoli studenti? Sto insegnando come realizzare un centro tavola. In questo caso il nostro gruppo sta realizzando un centro tavola di tipo autunnale. E poi, oltre al centro tavola, proprio dar l'idea che da un semplice ramo si può utilizzare tutto, quindi dal ramo spoglio e dalle foglie che utilizzeremo, in questo caso come una ghirlanda. Quindi alla fine l'obiettivo è quello di non buttare mai niente, quindi la natura, quello che ci offre la natura. Perché ha accolto l'invito del GAL Terre di Murgia? Perché collaboriamo già da tantissimo tempo e loro sanno come lavoro io e so che loro sono molto, molto efficienti come associazione, come GAL. Entrare nelle scuole quanto è importante? È importantissimo, è bello perché per quanto mi riguarda stare a contatto con ragazzini mi riempie tantissimo di energia, quindi mi sento più giovane, ritorno a tempi indietro. E loro sono dei validi collaboratori? Sì, validissimi, anche se la prima volta non è facile, però sono molto bravi, sono attenti. L'obiettivo è quello di dare l'input, di svegliarli, e da domani, anche da oggi, saranno più attenti quando vanno in giro con la macchina, fanno passeggiate, quindi saranno più attenti a vedere che tipo di piante ci sono nel nostro territorio, rosa canina, biancospino e varie.
Io penso che lì oggi anche un ruolo di grande responsabilità. Magari qualche bambino tornando a casa oggi dirà alla propria mamma o al proprio papà: da grande mamma sai cosa voglio fare? Voglio fare l'artista dei fiori. Infatti sì, è una bella sfida e spero che da questi laboratori che il GAL ci ha proposto vengano fuori un bel po' di fioristi con gusto, perché comunque Altamura, Sant'Eramo, la Puglia ha bisogno, anche l'Italia soprattutto, ha bisogno di nuovi fioristi con gusto. Qui si trasformano quelli che sono la flora del nostro territorio in delle composizioni veramente di gusto, molto colorate. Sono esclusivamente fiori e piante della nostra terra? No, non sono esclusivamente piante murgiane, perché in questo periodo, come sappiamo, la natura non offre molti colori. Però in primavera si potrebbe realizzare proprio un centrotavola di tipo murgiano, perché la primavera poi offre tantissime specie di piante, di colori. In questo caso, come a me piace, infatti io ho un'attività, il mio negozio di fiori si chiama Fiori di Murgia, che è nato proprio per questo, perché sono un esperto di piante murgiane, ho fornito di terboristiche dal lontano 96. E poi da questo è nata la passione di comporre con i fiori della Murgia, quindi ho iniziato a comporre nelle pietre, nelle tegole, in qualsiasi contenitore che ci appartiene. Vito Di Benedetto, il presidente del GAL Terri di Murgia. Itinera Murgia, un volano per rilanciare il nostro territorio e non solo i prodotti della nostra tavola e della nostra terra. Sì, questo è uno degli obiettivi del GAL, che cioè, è scritto sul PSR, e noi lo stiamo adottando in pieno, anche perché naturalmente la promozione del nostro territorio, la promozione dei nostri prodotti tipici locali per quanto riguarda il nostro GAL Altamura e Sant'Eramo è importantissima. Naturalmente, oltre a queste iniziative, con il coinvolgimento delle scuole sia diciamo primarie e secondarie, è un risultato che si sta avendo nel territorio non indifferente. Un lavoro in concomitanza con un evento a livello mondiale d'eccezione, Expo 2015. Sì, noi stiamo preparandoci per Expo 2015, naturalmente le linee guida ancora non sono chiare da parte anche di tutte le GAL e da parte della Regione Puglia. Noi ci stiamo preparando e stiamo progettando una cosa abbastanza importante su a Milano, che poi dovrà essere a Expo o nei dintorni di Expo, comunque noi ci saremo per quanto riguarda la promozione del nostro territorio e dei prodotti tipici che dicevo prima. Il punto di forza del GAL Terre di Murgia è il partenariato, la capacità di fare squadra, di fare rete. Sì, i GAL prima avevano una maggioranza pubblica nei loro consigli di amministrazione. Oggi non è più così, oggi la maggioranza è dei privati, il pubblico è più marginale, e diciamo che per quanto ci riguarda ha funzionato molto meglio rispetto a quello che era prima, i vari leader che si sono succeduti dal 1992-93. I risultati sono visti, noi come GAL, come Presidente sono orgoglioso di quello che il GAL Terre di Murgia ha fatto, e penso che anche sia i soci privati e particolarmente i soci pubblici dovrebbero essere altrettanto, perché i risultati che il GAL Terre di Murgia ha ottenuto per quanto riguarda la spesa, per quanto riguarda il livello delle manifestazioni, è stato un risultante importante, riconosciuto dalla Regione Puglia, e devo dire che da qualche mese anche dalla Comunità Europea, che naturalmente abbiamo avuto un controllo dalla Commissione Europea e ci ha mandato le congratulazioni del nostro operato. Quindi una risposta dalle aziende, dalle masserie, ma anche una risposta dalle istituzioni europee. Sì, anche una risposta dalle comunità europee. Naturalmente questo a me come Presidente, ma a tutto il personale che è con me al GAL, è un risultato importantissimo, e io mi congratulo con loro di avermi fatto fare come Presidente bella figura, ma il ringraziamento da parte mia è tutto a loro, perché loro hanno operato in questi anni. Si rivolge non solo a un pubblico adulto, ma quest'oggi i protagonisti sono i bambini.
Beh, diciamo che per quanto riguarda i prodotti sono importantissimi i bambini, perché l'insegnamento del mangiar bene e del mangiare i prodotti tipici locali, che magari si era persa un pochettino o si è persa l'abitudine a farlo, noi andiamo con le solite merendine e quant'altro, e magari bisogna iniziare proprio da loro, perché ormai chi è più avanti con l'età ormai ha preso le sue abitudini, è difficile riportarlo indietro. Con loro, con i bambini, secondo me si possono raggiungere i risultati sperati. Grazie e tanti auguri di buon lavoro. Grazie, grazie a voi. La dirigente del primo circolo didattico di Sant'Eramo, la dottoressa Elena Cardinale, impegnata attivamente sul nostro territorio, non solo con i piccoli studenti in tenera età, ma anche con i grandi. Sì, in effetti è una sorta di continuità generazionale, essendo io anche presidente dell'Università della Terza Età da ormai 14 anni su questo nostro territorio di Sant'Eramo, e bisogna dire che il territorio risponde molto bene alla cultura, sin dalla tenera età dell'infanzia, perché io sono qui, sono dirigente di un circolo didattico, quindi dai bambini addirittura di 2 anni, perché abbiamo la sezione primavera, fino alla quinta, e poi abbiamo questo salto di età e arriviamo direttamente poi agli ultra quarantenni, fino ai nonni, che sono poi i nonni dei bambini di questa scuola. Lei quest'oggi ha spalancato le porte per accogliere una iniziativa firmata Gal Terre di Murgia, un laboratorio su piante e fiori. Qual è l'importanza di queste attività extracurricolari? In un certo senso, col Gal noi sin dall'anno scorso abbiamo avuto questo rapporto, abbiamo anche partecipato a un concorso che abbiamo vinto, e quindi quest'anno il Gal, come sempre, ci ha proposto varie attività, vari laboratori. Ieri sono andati al caseificio, una classe è andata al caseificio Nuzzi, e oggi c'è questa bellissima iniziativa. Eravamo un po' titubanti perché ho un po' pensato di rivolgerla ai bambini di seconda, perché per tutte le iniziative GAL ho individuato delle interclassi, perché non possiamo rivolgerle a tutti, e avendo individuato le seconde e le quarte eravamo un po' titubanti per i bambini di seconda fare magari queste composizioni di fiori. Invece gli operatori mi hanno detto, e vediamo anche i risultati, composizioni bellissime, i bambini sono stati molto attivi, protagonisti in questo bellissimo scenario che è quello della natura e della natura floreale. Delle attività didattiche che stimolano la creatività? Certo, ma la nostra scuola è molto creativa. Noi partecipiamo, guardi, noi abbiamo il POF, che è in pratica il piano dell'offerta formativa, è la carta d'identità di ogni scuola. Il nostro è un POFT, perché è aperto al territorio e quindi a tutte le iniziative che vengono fuori. Non a caso stiamo partecipando, giusto colgo l'occasione, alla manifestazione Murgia Incantata, che è stata promossa dalla Confcommercio col patrocinio del Comune, e tutto il nostro comitato dei genitori, perché abbiamo questo comitato, il comitato Ero Paradiso, con le insegnanti, abbiamo fatto una sorta di laboratorio all'Umberto I e hanno realizzato delle sagome che ora, con cui stanno allestendo tutte le aiuole della villa. In più avremo anche Piazza del Lago, dove il 5 dicembre ci sarà l'inaugurazione, e un coro enorme di 200 bambini delle prime e delle terze canteranno sulla quella che io chiamo la Piazza di Spagna in miniatura, sarebbero le scale di Piazza del Lago dell'ospedale Monte Iacovello. Lì si sistemeranno per poter inaugurare con canti allegri questa bellissima serata. Ed eccomi di nuovo accanto al signor Achille, che quest'oggi ci farà un tutorial, ci insegnerà a realizzare una composizione floreale in vista del Natale, magari una composizione che abbia un tema natalizio. Sì, ok, allora inizio a realizzare questo centrotavola. Mi servo di una ciotola per fiori freschi e una spugna per fiori freschi. Ho inserito dell'abete nobilis nordico, che è molto natalizio per rendere l'idea del Natale. Poi all'interno aggiungo questo abete, da dove lo acquistiamo? Questo da Mercato dei Fiori a Terlizzi. Invece la spugna è imbevuta d'acqua? Sì, imbevuta d'acqua, e
E niente, utilizzo questo ramo di biancospino che è una pianta autoctona murgiana. Quindi questo lo possiamo raccogliere sulla nostra murgia. In questo periodo si raccoglie. Biancospino anche è una pianta medicamentosa, fa bene al cuore, alle malattie del cuore. E niente. Quindi significa che si mangiano questi frutti rossi? Oppure si fanno delle deliziose marmellate, però attenzione, basta non esagerare con le quantità, bisogna sempre consultare un erborista, un esperto per le quantità, per le dosi, perché potrebbe essere tossico, velenoso. Quindi con prudenza, attenzione. Sì, veramente, con questo tipo di pianta sì, ci vuole un bel po' di prudenza. Ok, adesso ho inserito questo ramo di biancospino, inizio, posso anche mettere un po' di... Allora, vediamo, qui abbiamo rosa canina, inserisco un nespolo selvatico, che è una pianta anche delle nostre parti, un arbusto che cresce da noi. Quindi inserisco questo nespolo selvatico, poi all'interno... Che dovrebbe essere della stessa famiglia delle nespole che noi, commestibili, che noi mangiamo. Sì, sì, appartiene alla stessa famiglia. Ok, allora inserisco un po' di bianco, in questo caso... Lo facciamo misto, non proprio tutto murgiano, perché la natura, diciamo, non offre molti colori di questo periodo. Inserisco una bella rosa bianca. A cosa bisogna fare attenzione quando si realizza una composizione floreale? All'accostamento dei colori piuttosto che delle specie? Accostamento dei colori, quindi prima bisogna realizzare un progetto che in questo caso è la realizzazione del centro tavolo natalizio. Poi ci vuole un disegno, bisogna realizzare un disegno, quindi uno schizzo, poi i materiali che utilizzeremo, le attrezzature e gli accessori. Quindi significa che lei per ogni composizione floreale realizza anche una bozza? Sì, sì, sempre, questo sempre, perché comunque è utile. E... Lo aiuta poi nel suo lavoro? Nella realizzazione mi aiuta tantissimo. Quindi non è lasciato nulla all'improvvisazione, no. Ma c'è un progetto? Sì, infatti c'è sempre un progetto in linea di massima. Ora come stiamo proseguendo? Allora, adesso ho inserito un po' di rosa, questo garofano dei poeti che è molto delicato. Metto un po' di verde acido che è un crisantemino questo. Beh, in questo caso vorrei realizzarlo colorato, che comunque... Perché è bello che a Natale ci si respiri insomma un clima un po' più colorato, grazie anche all'aiuto delle decorazioni. Sì, infatti, anche se il Natale, diciamo, per quanto mi riguarda, il colore natalizio è il bianco e il rosso, però poi ognuno, l'artista, diciamo, ha un proprio gusto, infatti ci si usa il glicine o il fucsia o dorato, insomma... È molto, molto ampio. Infatti io devo dire che lei ha spezzato un po' la classica tradizione natalizia del rosso. Sì, rosso. Sì. Comunque c'è il rosso delle sì, bacche che compensa il resto. Il rosso mi piace, l'ho distribuito sopra con questo ramo e al di sotto lavoro con gli altri colori, colori freddi e basta, sì, solo colori freddi. Qual è la durata di questa composizione floreale e dobbiamo aggiungere dell'acqua o può essere lasciata così e ha una vita, ecco, da sola? Allora, la spugna è imbevuta d'acqua e quindi ha riserva d'acqua per i nostri fiori e diciamo se il centro tavola è posto in un ambiente caldo ogni due giorni bisogna inserire dell'acqua nella spugnetta, mentre se è al fresco può stare anche qualche giorno in più la durata, anche un paio di settimane, anche 20 giorni, se i fiori sono freschissimi. Infatti i miei clienti fanno sempre gli apprezzamenti che i nostri fiori sono molto duraturi. Poi vedo che sta aggiungendo anche delle margherite. Sì, margheritine che a me piace tantissimo, questa è una varietà di margherita, si chiama Bacardi. Mi piace poi all'interno questo cuore sul giallino che spezza un po' la monotonia, diciamo, del rosso natalizio. Poi inserisco una rosa glicine, visto che... Ok. Questi sono tutti fiori freschi? Sì, sì, sono tutti fiori freschi. Chiaramente bisogna fare attenzione a pulire bene bene i fiori, i petali che sono un po' rovinati. Quindi dare anche l'estetica al nostro centro tavola. Ok.
Questo è un centro tavola che potrà tranquillamente abbellire la nostra tavola di Natale. Sì, sì, mettendo anche una bella candela, dei ceri, verrebbe un lavoro fantastico per proprio il nostro Natale, anche, non solo Natale, anche Capodanno e la Befana. Questo qualsiasi persona può farlo in maniera da sola, insomma, nelle proprie case, però ciò non toglie che ci sono anche dei negozi specializzati dal cui poterlo acquistare. Solitamente che costo ha una composizione di questo genere? Dipende, a partire dalle 30 euro in su, dipende poi se si aggiunge una candela, insomma, poi dipende anche dalla tipologia di fiori, se vogliamo delle orchidee particolari che sono... Ci sono delle varietà di orchidee, sono fantastiche, arrivano dall'Olanda e quindi danno dei colori diversi dal solito. Quindi dipende dalla scelta e dalla selezione dei fiori che andiamo ad inserire nel nostro centro tavola. Ora vedo che lei sta completando, è quasi addirittura d'arrivo per questa composizione. Dobbiamo un attimino, ecco lì ha capito, accelerare i tempi perché insomma televisivamente abbiamo... I minuti contati, ecco. Un po' di pino marittimo che si trova anche dalle nostre parti. Diamo giusto un tocco di Natale, ancora così, sembra natalizio, vero? Certo, certo, certo. Cioè, insomma, l'abete è per antonomianza il simbolo del Natale. Sì. Poi abbellirà anche questa composizione anche con degli accessori che vedo qui posizionati sul tavolo, immagino. Sì, con queste belle sfere natalizie mettiamo un po' di rosso giusto per dare un punto luce. Se lei dovesse dare un consiglio a chi ci sta seguendo da casa, cosa direbbe? Cosa deve fare attenzione per fare questa composizione, per creare questa composizione? Niente, che il gusto è soggettivo, quindi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Niente, poi... Quindi libero sfogo alla propria fantasia e creatività. Non, a me non piace mettere dei paletti, non ci sono delle regole sui colori, possiamo stare un mese a parlare di colori, ognuno ha il suo gusto. Poi bisogna fare anche attenzione dei fiori, le sfumature che hanno, quindi il colore poi si muove in base all'insieme di tutto il materiale che noi abbiamo a disposizione. Ora il tocco finale. Il tocco finale. Con la neve così. E dopo queste palline natalizie che stanno colorando, ecco, di rosso finalmente questa composizione floreale, verrà poi spruzzata un po' di neve. Sì, un po' di neve artificiale. Visto che le stagioni ormai sono cambiate, quindi utilizziamo quella artificiale. Ecco qui con la spolverata di neve finale che la nostra composizione floreale è completata. Io ringrazio Achille. A voi. E ringrazio anche te. Grazie. Grazie mille. Auguri.